Estate, voglia di viaggiare, ma anche voglia di mangiare. Ho voluto sperimentare un po' un format che avevo portato sul canale, mi sembra a febbraio. Stavolta tutto è frutto della mia fantasia, infatti vorrei sottolineare alcune cose prima di partire col video. In questo video andrò a presentarvi 10 ristoranti top del palinsesto dei classici Disney. Ho voluto analizzare solo i classici, ho voluto analizzare e ricercare solo personaggi che nell'effettivo, nei loro film d'appartenenza, non hanno a che fare con cucine, ristoranti e via dicendo, ma con personaggi che invece non hanno per niente a che fare con queste cose. Ho voluto scegliere personaggi senzienti, quindi non animali che parlano, ma semplicemente animali o umanizzati oppure esseri umani, quindi comunque persone che potrebbero nell'effettivo gestire un ristorante. Tutto quello che vedrete è frutto della mia fantasia personalissima e dalla vostra fantasia verranno fuori i nomi per questi ristoranti che io non ho ideato apposta perché voglio che me li facciate sapere qua sotto nei commenti. È tutto frutto della mia opinione spassionata. Cercherò di presentarveli in maniera simpatica. Non andrò ad analizzare magari dei sottomessaggi, ma semplicemente quello che vedo meglio per le capacità che ha, per la sua storia e via dicendo, per quel tipo di ristorante. Partiamo. Vi è mai capitato di voler uscire a cena col vostro partner, con chiunque, con la vostra famiglia, con il vostro cane da soli o con una compagnia di amici, ma senza sapere dove andare? Sicuramente vi è capitato, sì, è un'affermazione se ve lo state chiedendo. E sicuramente in questi casi qual è la scelta più ovvia? Andare su TripAdvisor, selezionare il tipo di ristorante che si va a ricercare e andare a vedere le varie recensioni. Quindi voi immaginate di essere in questa situazione, state viaggiando per l'Italia e volete assolutamente godervi una cena all'italiana. Per scegliere questo ristorante io mi sono basata sulle vacanze che ho fatto quest'anno. Finora sono stata in Toscana, ho girato molto la Toscana e ho mangiato veramente benissimo. La bistecca alla fiorentina sicuramente la conoscono in tutto il mondo, almeno spero. E per questo ho scelto come ristoratore top per un ristorante italiano il signor Geppetto, che dopo aver cresciuto un figlio come apprendista per la sua nuova attività, nonostante l'anzianità che comunque gli conferisce grande esperienza culinaria per quanto riguarda la cucina toscana, ha deciso di aprire un suo ristorante che, con la sua esperienza, con il suo assistente che si è cresciuto da solo apposta per farlo diventare il proprio apprendista, è uno dei più rinomati della Toscana. Tra l'altro, la particolarità di questo ristorante è il fatto che sia completamente intagliato nel legno, ci sono degli intagli all'interno che sono vera e propria arte che ti fanno godere ancora di più di quello che scegli di mangiare, e qualunque scelta farete sarà sicuramente molto rappresentativa della cucina toscana. Avete quella voglia pazza di sushi, cucina cinese, cucina orientale in generale? Ebbene, io conosco un draghetto che sicuramente saprà rispettare alla vostra scelta. Mushu è questo draghetto che non esce mai dalla sua cucina, ma esso stesso la riesce ad alimentare con il suo fuoco. La cucina di Mushu è etnica, è orientale e va a coprire tutte le tradizioni della cucina orientale, in quanto esso stesso è cinese, ma essendo una sorta di divinità, di protettore divino, ha conoscenze culinarie per quanto riguarda tutta la cucina asiatica. E quindi sceglie di aprire questo ristorante con opzioni di cucina cinese, cucina giapponese, thailandese, coreana, indiana, insomma, tutto l'Oriente. Oltre a questo vi farà sicuramente divertire perché sentirete la sua parlantina attraverso le porte della cucina. Soprattutto sappiate che ne uscirete con un grandissimo sorriso e la pancia decisamente piena. La formula all you can eat è ovviamente disponibile in tutti i ristoranti di questa catena. Siete di gusti difficili, siete animalisti, siete ecologisti e scegliete per la vostra dieta di andare in un ristorante vegetariano. Un ristorante vegetariano DOC è un ristorante molto particolare che si trova precisamente nella giungla africana dove Jane sceglie di aprire un ristorante sugli alberi, completamente animal friendly, quindi senza nessun tipo né di carne né di pesce, ma arrangiandosi con i frutti e i prodotti in generale della madre terra. Troverete anche piatti a base di insetti,
insetti che danno comunque moltissime proteine, vivono e prosperano in abbondanza nonostante essi vengano mangiati, ma sono comunque dei piatti speciali, sono molto particolari, molto gourmet, ma la specialità principale di questa cucina è il crudismo ed è il vegetarianesimo. Potrebbe esserci il rischio di trovarsi qualche scimmia seduta a fianco a voi, ma questo fa parte dell'esperienza, insomma. Volete invece esplorare un luogo di mare? Volete assaporare l'esperienza marittima con un bel piatto di pesce, magari neanche troppo costoso, perché il problema del pesce è principalmente quello che sia fresco, ma che l'idea del pesce sia anche innovativa. E quindi non troverete risposta meno scontata del dottor Dolce come ristoratore del suo personale ristorante, diciamo molto rustico, ecco, per essere un ristorante di pesce, in quanto sulla carta dei vari piatti vi verrà spiegato anche come mangiare un pesce. Tra l'altro troverete in questo ristorante anche specie di animali marittimi, probabilmente estinti o comunque che si trovano solamente in una parte dell'oceano che non tutti conoscono. Troverete sicuramente tanta solarità, tante storie interessanti da ascoltare. Avrete in ogni caso la possibilità di conoscere il dottor Dolce, che vi racconterà tutte le sue avventure, o quasi, mentre voi gustate il suo buonissimo pesce. Ogni doppio senso non è voluto, sappiatelo. Siete una serata easy con i vostri amici, magari avete finito una serata abbastanza intensa e volete andare in un fast food di quelli 24 ore su 24 che vi servono. Quello che stiamo andando a ricercare è un fast food particolare, soprattutto per la velocità con il quale si viene serviti, da qui il nome fast food, e soprattutto deve essere particolare per quanto riguarda il servizio. E chi meglio di Lewis può ideare una catena di fast food assolutamente super tecnologica, super social, che sicuramente vi farà divertire con spassose invenzioni per preparare salse sui piatti che sceglierete, per gustarvi un normalissimo hamburger in una maniera assolutamente eccezionale, oppure per condire le vostre patatine con del sale o qualunque condimento voi vogliate. Sicuramente rimarrete sorpresi, anche se andrete 2, 3, 4 volte, troverete sempre qualcosa di nuovo, qualcosa per cui valga la pena di tornare in questo fast food. Se invece siete più tipi da bisteccona, carnazza, cene a base di salsa barbecue e griglia, insomma, quei posti, quei ristoranti dove si mangia principalmente carne, nulla è meglio del ristorante di Alameda Slim, in perfetto stile saloon, quindi potrete ritornare all'epoca dei cowboys che mangiavano carne a tutto spiano e potrete gustare della buonissima carne bovina. Ma soprattutto la particolarità di questo ristorante non è solo la carne buonissima e di prima scelta, ma soprattutto lo Yodel, che sentirete riecheggiare nella radio tutta la sera, quindi se non vi piace lo Yodel scegliete qualcos'altro. Se invece volete la garanzia di una buona pizza, nulla è meglio del ristorante gestito da Mr. Big e sua figlia Fru Fru. Mr. Big vi darà la garanzia che il posto sia pulito e ripulito in continuazione e che abbia il personale giusto per le vostre esigenze. Frufru invece si occuperà sicuramente della cucina, sicuramente dell'accoglienza e vi farà sentire pienamente a casa. La pizza che si mangia lì non si mangia da nessuna parte, l'unica cosa è che probabilmente per saziarvi ne dovrete comprare almeno una trentina. Se invece siete alla cena per il vostro anniversario di matrimonio oppure state festeggiando un'occasione speciale ed è l'occasione giusta per andare a provare quel ristorante gourmet di cui avete tanto sentito parlare, sicuramente state parlando del ristorante di Kronk, che ha questa passione innata per la cucina, e chi meglio di lui potrebbe mai ideare dei piatti talmente raffinati da essere quasi incomprensibili? Ci ha dato già modo di vedere alcune delle sue creazioni, ci ha dimostrato di avere capacità organizzative molto veloci e anche sotto pressione. È un ragazzo che lavora col sorriso sempre e comunque, che vi farà gustare dei piatti che non dimenticherete di certo. Avete bisogno di un ristorante per portare tutta la famiglia, bambini compresi, bambini che temete che possano disturbare gli altri commensali? Vi do un consiglio top che vi aiuterà a risolvere questo annoso problema ed è il ristorante di Ralph Spaccatutto e Vanellope. Un ristorante che ha delle idee
che ricordano i videogiochi, che ricordano il mondo che i bambini conoscono. Mangeranno bene grandi e piccini, ma soprattutto si faranno grasse risate nel vedere i nomi dei piatti, tutti ispirati ovviamente al mondo di internet e dei videogiochi, e le fattezze stesse dei piatti, che permetteranno a voi di non dover necessariamente tenere a bada i vostri bambini, perché saranno completamente concentrati su quello che hanno davanti nel loro piattino. Inoltre c'è un sistema di animazione tecnologico dove i vostri bambini sicuramente si potranno divertire nel momento in cui voi adulti vorrete chiaramente bervi un caffè a fine serata oppure vorrete semplicemente chiacchierare di cose da grandi. Infine, ultima scelta, quella più particolare, un ristorante dove potete portare i vostri amici animali. Amici animali che non sempre è possibile lasciare a casa e quindi è questa la particolarità che rende unico il ristorante di Dalben. Dalben ha molto a cuore il benessere dei propri animali e di quelli degli altri ed è capace di cucinare con ingredienti poveri, comunque della cucina povera contadina, dei piatti che per gli animali sono veramente il top. Non si dimenticherà sicuramente di voi se non riuscite ad accontentarvi del mangime per gli animali. Troverete nei piatti del signor Dalden anche qualcosa di adeguato al vostro palato. Spero che queste 10 idee vi abbiano soddisfatto. Ovviamente non troverete questi ristoranti in giro, ma possono essere di ispirazione per i ristoratori oppure anche solo per voi, per farvi quattro risate, immaginare insieme a me come potrebbero essere questi posti, ma soprattutto ricordatevi di farmi sapere qua sotto nei commenti come secondo voi dovrebbero chiamarsi questi ristoranti. Aspetto di vedere quali sono le vostre idee. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. E se pensate che questo video possa divertire, interessare i vostri amici, parenti e via dicendo, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo con il prossimo video, il 1° agosto, con il consueto appuntamento con il wrap-up e la TBR mensile. Invece il prossimo Cartoon Joe sarà giovedì 13 agosto. Ci vediamo alla prossima. Un bacione!